State attenti, per piacere, signorina. Signorina, aspetta un attimo. Dobbiamo riflettere un attimo insieme. Se no rischiamo di non dare il vero senso a questo momento, a questa festa. Attenzione! Questa è la terza volta che noi inauguriamo questo campo, perché nell'arco di questi anni è stato a volte distrutto, si è dovuto ricominciare da capo. Quindi o ci impegniamo tutti a fare in modo che venga tutelato questo campo, o se no abbiamo perso un'occasione, perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, incominciando da voi, da tutti noi, da tutti noi. Secondo, attendi, voi, grazie, fate un segno meraviglioso. Il potere dei segni contro i segni del potere mafioso. Questo è il segno della positività che risponde ai segni delle mafie. Delle mafie, non solo della 'ndrangheta. Terzo, ma qui c'è un pericoloso errore. Le mafie non sono solo in Calabria, sono in tutta Italia, in tutta Italia. A Torino hanno ucciso il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia anni fa. Bardonecchia è stata commissariata per infiltrazione mafiosa. Il problema delle mafie attraversa tutta l'Italia. Ma attenti, la lotta alla mafia la si fa sui propri territori, ma che piaccia o non piaccia a qualcuno, la si fa innanzitutto a Roma. La lotta alla mafia la si fa nel Parlamento, con le leggi giuste. Quarto, gratitudine al lavoro della magistratura, delle forze di polizia, di quelle istituzioni pulite. Gratitudine, ma le mafie non moriranno mai se non si affronta il problema delle politiche sociali, incominciando dal lavoro, dal lavoro, tutelando quelli che ce l'hanno e lo stanno perdendo. E l'ultima cosa, lo sport può portare un contributo? Certo, voi con il vostro esempio. Oh, con dei comportamenti etici avete una grande responsabilità verso questi ragazzi che vi ammirano e vi osservano. Noi non vi lasceremo mai soli, ma la Lega Italiana del Calcio entri a far parte di Libera, che la rete nazionale che ha messo insieme 1600 realtà nazionali di tutti i tipi, perché la lotta alla mafia dobbiamo unire forze e energie. Non ci sono etichette e non devono essere i colori politici. Dobbiamo lavorare tutti insieme. La nazionale di calcio è per la far parte di questa rete nazionale. Lo sport può dare un grande contributo. Voi sapete che qui vicino ci sono due società calcistiche che sono state confiscate alla mafia, perché la mafia vi c'è entrata, ha usato la storia di questi ragazzi, si è infiltrata. Noi dobbiamo fare in modo che lo sport sia uno sport trasparente, libero, onesto, pulito. Diamo un calcio alle mafie, alla corruzione, all'illegalità, all'evasione fiscale. Mettiamo in fuori gioco le mafie e non dimenticate, non dimenticate.
La speranza vuol dire progetti veri per la gente. La speranza vuol dire cultura, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Ultima cosa, questa mattina, prima di venire qui, sono andato sulla tomba di Ciccio Francesco. Sono andato a contare è stato ucciso Ciccio sulla sua tomba a tre palloni alla maglia della Juventus. La sorella ha chiesto se andavate a portare un fiore su quella tomba. Voi non potete farlo oggi, l'ho portato io questa mattina a nome vostro per ricordare Ciccio, che amava lo sport pulito. E ora vi presento il papà e la mamma, il loro figlio, 11 anni, è stato ucciso sul campo del Crotone, mentre i due panci sparavano un proiettile alla testa. Siete venuti qui anche per dare speranza ai testimoni, a dei coraggiosi persone che hanno perso le persone care. Diamo un calcio alle mafie! Insieme, fuori gioco, fuori gioco. Sono il papà e la mamma del nostro Domenico Gabriele, 11 anni, ucciso sul campo del Crotone. Stefania, gli hanno ucciso il papà con l'autobomba. Noi, a nome di tutti i familiari qui presenti, vi vuole abbracciare. Grazie, sono molto contento. Presento un rappresentante della prima cooperativa che si è aperta sui beni confiscati alla 'Ndrangheta, dove si produce un ottimo olio che vi faremo poi avere per il pranzo della nazionale. Ecco, sarà l'olio che arriva da questi territori. Vi presento la cooperativa, che è un segno che è possibile, non dimenticatelo mai, è possibile.